I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia e benvenuti a un nuovo video. Ragazzi, come dico di solito, mettetevi veramente comodi perché oggi sono a presentarvi il nostro nuovo starter kit Tataki Prestige by Fisherlandia. Di cosa stiamo parlando ragazzi miei? Un piccolo cenno e una piccola premessa che faccio di solito e faccio sempre. I nostri starter kit non sono combo rumenta, non sono avanzi di magazzino, ma sono materiali acquistati appositamente per le varie tipi di tecnica. Il nostro starter kit è un insieme di cose che vi arriva a casa, tutto pronto per cercare di rendervi la vita il più facile possibile e andare e cercare soprattutto di pensare solo ad avere il momento giusto per andare a pescare. I nostri starter kit variano e hanno variato nel tempo e varieranno ancora nel tempo di molto di prezzo. Quello di questa sera si chiama Prestige perché in realtà non è soltanto uno starter kit adatto, secondo il mio punto di vista, a chi vuole una ottima, ma ottima attrezzatura per fare tataki, ma è anche adatto per chi vuole fare un upgrade per la tecnica appunto del tataki che magari ha già a casa. Perché secondo il mio punto di vista una canna, un mulinello in questa combinata, soprattutto questi due sono gli elementi portanti di questo starter kit e importanti di questo starter kit appunto, non hanno eguali o ne hanno veramente pochi. Ho cercato oltretutto di trovare insieme a questo oggetto anche la possibilità di poter essere utilizzati in tecniche che non abbiamo mai toccato, come ad esempio lo slow pitch, e ve lo dimostrerò facendovi vedere appunto da cosa è composto il nostro kit, proprio nella scelta e nella possibilità di scegliere alcune cose nelle sue misure. In primis partiamo subito, signori miei, dalla canna. Prima di farvi vedere il tutto faccio un appunto, dico a chi ha acquistato già questi oggetti a parte, lo dico subito, rispetto e chiaramente voglio essere il più trasparente e limpido possibile. Questo kit ha avuto un ritardo come tutti gli altri, ma ormai abbiamo già tutti in casa per gli altri, quindi ne abbiamo quattro da far uscire nelle diverse tipologie, vedrete nei prossimi giorni appunto questa uscita. Scusate il dilungarmi, ma voglio per chiarezza dire che siccome che questi kit hanno avuto un ritardo perché mancavano alcuni elementi, non potevo chiuderli, molti di voi in queste tecniche hanno già avuto, soprattutto nel tataki, la possibilità di comprare la canna, il mulinello e le cose che andiamo a vedere. Quindi vi dico subito che chi ha già fatto l'acquisto del mulinello o della canna, mi sembra rispettoso e doveroso farlo per noi, avrà uno sconto del 10% se uno avrà comprato sia la canna che il mulinello sul prossimo acquisto, qualsiasi cosa sia, e del 5% se invece avesse dovuto comprare o ha già comprato il mulinello o la canna o una o l'altra cosa. Mi sembra un piccolo contributo nel rispetto di chi ha comprato appunto una cosa anche magari la settimana scorsa e non sapeva dell'avvento del kit. Io lo avevo programmato, ma chiaramente non ho potuto farlo uscire prima, fino a nel momento in cui ieri mi sono arrivate le ultime cose e di corsa oggi l'abbiamo composto. Quindi tenete a mente questa cosa, abbiate pazienza, ma questo è il fatto e penso che con questo gesto possa andare diciamo essere contenta anche a chi questi oggetti li ha già acquistati. Veniamo subito, scusate di dilungarmi, della canna. La canna all'interno di questo kit la vedete subito dal colore, che è questo qua, è la mitica Wasabi, una canna che sentiamo un po' nostra perché come sapete abbiamo messo mano nella progettazione di questa canna cambiando alcuni aspetti. Vi linkerò qua sopra chiaramente il video che abbiamo fatto, quindi non voglio essere questo una recensione, ma comunque vuole essere un appunto a una canna che secondo il mio punto di vista si presta ottimamente non solo al tataki, e qua viene proprio il punto, perché viene composta e la troverete nel nostro kit qua sotto in descrizione, troverete alla fine del video il link appunto per poterla acquistare. Potete scegliere la misura della canna, la 2,10 m, una canna che accoppiata al mulinello che adesso vi farò vedere potrebbe anche essere una canna oltre da tataki, specificatamente da tataki, anche utilizzata per lo slow pitch o tecniche del genere, tecniche medio leggere verticali, divertentissima, l'abbiamo provata anche noi. Quindi potete scegliere la 2,10 m o addirittura la 2,40 m, ancora per delle tecniche un po' più leggere, per chi ama addirittura proprio pescare a tataki con una canna da 2,40 m. Questa è la canna, quindi vi linkerò qua sopra quella che è stata la mia recensione. Andiamo avanti, quindi vi arriverà la canna nel tubo rigido, anticorriere come facciamo di solito. Arriviamo subito alla parte veramente forte, il mulinello. Sapete che questa è una canna da rotante, quindi avete visto che è da rotante.
Bene, signori miei, trovare un rotante adatto a una tecnica verticale che costi poco fa veramente fatica. Allora io che cosa ho fatto? Ho detto, ma no, ci voglio mettere un mulinello che possa far sì che chi va a fare questa tecnica o va a fare uno slow pitch medio leggero si possa trovare bene. Attenzione, signori miei, dentro questo kit, attenzione, mettiamo un Titan Claw, mulinello della Tica, un mulinello che trovate anche questa la recensione sul mio, guardate che cos'è. Come vedete è un mulinello con tutte le caratteristiche che deve avere un mulinello da slow pitch, medio, leggero, perché è un mulinello nella taglia 401, non 301, che potrebbe essere un pochino più piccola, quindi con bassa capacità. Questa è la taglia 401, un mulinello che io vendo scontato, e uno penso dei più rotanti più venduti, a 190 euro soltanto il mulinello, il 401. Titan imbobinato con il fondo giusto, quindi con il giusto backing per dare anche l'estetica della treccia al giusto livello, e per il tataki, chiaramente per il tataki e non solo, ma per il tataki 150 metri di X8, una treccia 8 capi dello 013, che è la stessa treccia che io utilizzo appunto manualmente sui mulinelli manuali rotanti in queste tecniche, che ritengo essere un giusto compromesso fra un diametro abbastanza sottile per tagliare bene l'acqua, non troppo estremo, e nello stesso tempo che possa avere anche una durata. Quindi, signori miei, vi arriverà a casa la canna, il mulinello, come vedete, imbobinati 150 metri di Daiwa X8 013 in questo colore, molto molto visibile da fuori dall'acqua, e qua viene la parte grossa, diciamo che la fetta grossa di questo Starter Kit Prestige è proprio questo. A questo punto, signori miei, manca tutto il resto. Quindi, come sapete, il nostro kit è compreso. A voi vi arriva a casa la canna, montate il mulinello sulla canna, passate il filo e poi ci dovete mettere il resto. Che cos'è il resto? Benissimo, non poteva assolutamente mancare, per la sua praticità, per la sua funzionalità, per la sua qualità, la montatura da tataki della Yamashita. Confezione dove dentro ce ne sono due comprese, quindi ci sono due montature da tre o pai l'una, quindi trovate una montatura, sganciate la girella, passate il filo negli anelli, sganciate la girella, la agganciate al trecciato, svolgete tutta la vostra montatura e in fondo mettete un piombo. Quindi trovate una doppia montatura, quindi potete fare doppia montatura Yamashita, la mettiamo da parte in questo modo. Trovate in fondo da mettere un piombo da 150 grammi, ma uno è poco, ne mettiamo due perché le montature sono due, quindi due piombi con girella da 150 grammi. E poi, signori miei, manca il cuore pulsante. Bene, io quest'anno, come sapete, mi sono molto mi sono trovato molto bene, scusate, con la Giatsui, perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché ha una gamma di colori veramente infinita. Proprio sui colori mi concentro un secondo. Troviamo all'interno del kit una Opai Giatsui, un altro Opai Giatsui e un altro Opai Giatsui di nuovo. Quindi sono le Opai che noi utilizziamo per la maggiore proprio grazie alla sua vastità di colori. Nella nostra scheda del nostro starter kit trovate un piccolo asterisco, perché io ho scelto personalmente tutti i colori, ma i colori possono variare, quindi non fate caso ai colori che sono nella scheda, perché abbiamo chiaramente cercato, grazie al grande numero che abbiamo fatto appunto di questi starter kit e di questi artificiali, abbiamo dovuto cercare di trovare un compromesso, quindi le tipologie sono divise di 3 in 3, cercando di rispettare sempre il colore scuro, il colore vivace e il colore più naturale in questo senso. Quindi avete 3 Opai della Giatsui all'interno del nostro starter kit. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma Flavio, due piombi, due montature, non vi preoccupate, ci sono altri 3 Opai della Giatsui. E qua scatta la televendita pura, nuda e cruda, altri 3 Opai, quindi avete in tutto 6 Opai della Giatsui, che comunque hanno un loro costo, quindi questo lo voglio dire, perché poi tra poco vi dirò qual è il prezzo di tutta questa merce comprata in qualsiasi sito, in qualsiasi sito voi potrete andare. Chiaramente quando noi abbiamo finito di pescare dobbiamo da qualche parte mettercele queste montature con i nostri Opai attaccati. Allora io propongo quello che uso semplicemente io, una cosa molto pratica, una, due rondelle in questo caso per le due montature di sughero sintetico, perché questo chiaramente è sughero sintetico. Andiamo a prendere la nostra montatura dal piombo, sganciamo il piombo, fissiamo con una puntina il capo, la girella dove avevamo attaccato il piombo, l'andiamo ad attaccare, ad avvolgere sopra la nostra lattina, puntando qua e là dove capita i nostri Opai, andiamo a richiudere con un'altra puntina. Il tutto questo viene contenuto chiaramente, assolutamente non può mancare, in una scatolina che uso tantissimo, che è questa qua.
perché è una scatolina lunga, ma all'interno non ha scomparti, quindi dentro queste ci stanno tranquillamente. Chiaramente poi, se questo tipo di pesca vi piace, volete chiaramente fare l'upgrade su quello che sono le quantità di esche o altre cose, nella scatoletta ce ne stanno parecchie. A questo punto, ragazzi, questo è il nostro starter kit Tataki Prestige. Veniamo alla parte economica. Sommando tutto quello che io vi ho fatto vedere, prendendo i costi scontati dal mio sito internet, quindi prezzi che sono assolutamente allineati, alle volte sono anche inferiori rispetto a quello che trovate in giro, questo materiale viene a costare 380 euro. Da indagine fatta può variare da 380 a 390 euro, quindi veramente tanta roba, ragazzi, per uno starter kit, e per questo l'abbiamo chiamato Prestige. Ma state fermi lì, perché? Perché tutto quello che vi abbiamo fatto vedere, preparato col mulinello caricato, gli opai, i piombi, il nostro trecciato, la nostra canna a scelta 2,40 m, 2,10 m, senza differenziare il prezzo, io ve la propongo, sospiro, a 259 euro, 259 euro. Vi ricordo che questo costa 109 euro e la 2,40 della Tataki, e 190 euro, scusate, e 109 euro la canna da, diciamo, Tataki, la Wasabi. Quindi 259 euro, tutto quello che avete visto, spedizione compresa, due colli in spedizione, il tubo rigido anticorriere a nostre spese e l'altro pacchetto dove troverete dentro la scatolina con il mulinello. Questo, ragazzi, è tutto per questo kit. Vi ricordo anche questa possibilità di poter utilizzare questo kit anche per le tecniche medio leggere verticali, quindi uno slow pitch leggero. La 2,10 m lavora veramente bene, ma anche la 2,40 m, se utilizziamo artificiali o blatte da 30, 40, 50 grammi, lo dico perché non abbiamo ancora fatto uscire una starter kit per tecniche verticali, e questa potrebbe essere l'occasione giusta, perché comunque il mulinello lo è a pieno per queste tecniche. Quindi a questo punto non dimenticatevi la possibilità che chiaramente diamo, la vogliamo dare, perché non perché è Natale o perché siamo bravi, ma perché gli starter kit per noi hanno un senso, la promozione della pesca piena, e non vogliamo cadere nella brama del commerciale e basta. Quindi tutto questo oggetto e tutte queste cose sono fatte. Vi ricordo quindi che chi avesse nell'ultimo periodo, onestamente, chiaramente, comprato sul nostro sito internet solo la canna o solo il mulinello, sul prossimo acquisto, qualsiasi sarà, avrà lo sconto del 5% su quello che deciderà di comprare. Se qualcuno di voi invece avesse dovuto comprare la canna e il mulinello insieme, avrà lo sconto del 10% sul prossimo acquisto, sempre sul nostro sito internet online. Vi consiglio a tutti, anche se siete di Genova, di ordinarli attraverso il sito e di prenotarli, al limite fate ritiro in negozio. Vi ricordo che il numero di questi kit è chiuso, chiaramente non potrà essere un numero così abbondante come in altri kit che abbiamo fatto, quindi mi raccomando, se vi interessa valutatelo, pensateci bene, con tutta calma, adesso ce ne sono. Qua sotto trovate in descrizione il link al nostro sito internet, quindi potete andare a vedere, potete andare ad acquistare, scegliete la canna, e se qualcuno di voi avesse già acquistato qualcosa di queste due cose o tutte e due le cose insieme, mi raccomando, mandatemi una mail, noi congeliamo lo sconto e lo mettiamo lì fino al prossimo vostro acquisto. A questo punto, ragazzi, grazie per essermi stati ad ascoltare, spero che questo kit vi sia piaciuto. Vi ricordo che ne stanno uscendo altri 3-4 nei prossimi giorni, quindi state in campana, anche se questa non è la vostra tecnica, ma usciranno tutti quelli che avevo promesso che sarebbero usciti, ma purtroppo oggi come oggi, lo dico sempre, è più difficile comprare piuttosto che vendere, perché materiali mancano, le quantità, soprattutto avere le stesse cose di tutte uguali non è sempre facilissimo, qualcuno di voi potrà capirmi. A questo punto, ragazzi, grazie per essermi stati ad ascoltare, vi ricordo che qua sotto il link in descrizione avete questo kit e non solo. Continuate a seguirci sui nostri social, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, mi raccomando mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale, soprattutto attivate le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta Fisherlandia caricherà un nuovo video. Io a questo punto vi saluto, io e lo starter kit Tataki Prestige vi salutiamo, e come vi diciamo sempre noi, che la pesca sia con voi. I think the girls with their nails done now.